Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono Vrex e oggi voglio parlare di una cosa un po' particolare. Nel video che ho fatto relativo agli acquisti di Lucca Comics, vi avevo detto che praticamente c'era un fumetto che andavo a far vedere, proprio mi ero salvato l'immagine sul telefono, andavo dagli standisti, ce l'hai questo, e tutti a dirmi no, non ero riuscito a trovarlo in nessuna maniera e alla fine li ho trovati, ovvero Chrome Shader Regio, Missing Mail, tutta la collana. Avevo intenzione di parlarvene facendo un altro vlog un po' off topic degli argomenti del canale per raccontarvi perché io ci tenessi così tanto ad averli e perché mi piacciono e tutto quanto, ma prima di fare una recensione di questi fumetti c'è da dire che vi devo raccontare com'è che ne sono entrato in possesso, perché c'è tutta una lore dietro, esatto, c'è proprio una lore, una storia. Come in un GDR, no? Allora, è iniziato tutto fine novembre, i primi di dicembre 2016, quindi siamo all'anno passato. Considerando che io avevo già in programma di partire per Londra a gennaio, mi sono rivolto alla mia fumetteria di fiducia per dirgli: guarda, io ho trovato il primo numero di questo fumetto che ha un titolo lunghissimo, Chrome Shader Regius Missing Mail, cioè il nome è tutto un programma, no? Non mai sentito, mai visto nulla, però il primo numero mi è piaciuto, io vorrei recuperare anche gli altri, no? E detto, ma guarda, non ce l'ho, li devo ordinare. Ok, ci sono poi ritornato una seconda volta e ho visto che c'era il numero, mi pare il 6 o il 5, non me lo ricordo, vabbè, c'era un numero di questa collana, uno solo, insieme a tanti altri manga, ma erano manga in offerta, ovvero tu potevi ricevere, acquistando il numero che vedevi in questa libreria, ottenevi uno sconto su tutta la collana, quindi quello lì serviva soltanto per comprare la collana, ti compravi quel numero lì e ti prendevi l'altra collana con lo sconto, ok? Ora, la collana per intero non ce l'avevano, la dovevano ordinare, però intanto tu, prendendo questo numero, avevi in qualche modo aderito a questa promozione, non so cos'era, vabbè. Allora ho detto, guarda, finalmente, insomma, sono riuscito a trovare qualcuno che ce l'ha, insomma, mi sono informato qui i prezzi e tutto quanto, costicchiava, ho detto, guarda, io ho una collana di fumetti che non mi piace, sono onesto, l'ho comprata soltanto per vedere se il protagonista alla fine l'ammazzano e poi alla fine non ce l'ho più fatta, ho detto, i fumetti sono tenuti benissimo, se te li porti indietro mi puoi fare un piccolo sconto? Eravamo, ci conoscevamo insomma già da un po' di tempo e insomma gli ho portato tutta questa collana indietro con la svalutazione e tutto quanto e quindi alla fine mi sono trovato a pagare 11 euro più o meno, ok? E ho detto, guarda, allora ascolta, facciamo così. Tu sai, no, che io a gennaio devo partire. Allora facciamo così, piuttosto che prenderti il numero 6 adesso, che non ci faccio niente, vorrei aspettare di avere tutta la serie, no? E siccome io però devo partire, ce la fai a farmelo avere entro una settimana? Ha detto, e lei mi fa, guarda, entro una settimana non lo so, però forse due. Ecco, due settimane, perché eravamo già a dicembre inoltrato, ecco, due settimane, ok, però la seconda settimana mi sono un po' stringere, perché se no io l'aereo parto e non ce la faccio venire qua a prenderli. Se no, a questo punto ti chiedo se è possibile fare questa cosa. Facciamo così, nel caso i fumetti non ti fossero ancora arrivati e io sono già partito, io ti lascio il mio indirizzo di casa, ok? Se me li puoi mandare per posta a casa mia, poi mia madre me li manda a Londra. Non ti preoccupare, poi la spesa della spedizione dal negozio a casa mia la paghiamo noi, quella non è un problema. Mia madre però non può venire perché non ha la macchina e quindi arrivarci a piedi, anche perché questa fumetteria per arrivarci io stesso ci devo prendere l'autobus. E vabbè, ok, e lei ha detto sì, va bene, non ci sono problemi, e, guarda, per la spedizione e tutto quanto, insomma, so che è un po' una rotta di scatole, ma la pago io, te non ti devi preoccupare della spedizione, non dalla spedizione dal tuo negozio a Londra, dal tuo negozio a casa mia, poi ci pensa mia madre a mandarmi a Londra, sai, quando torno a casa la sera dopo aver lavorato, voglio stare un po' tranquillo, magari ho voglia di leggere qualcosa, dopo che sono andato a fare i giri nei giorni che ero libero, magari la sera sono un po' stanco, voglio qualcosa da leggere, almeno ho i fumetti lì, no? Li volevo portare via semplicemente per avere qualcosa da leggere. E detto sì, benissimo, e quindi siamo rimasti d'accordo così. Questi fumetti non sono mai arrivati. Ora qualcuno deve pensare, ma forse c'è stato un ritardo, sai com'è, no? Quando tu ordini un qualcosa, prima che ti arrivino passi in dei mesi.
ci sta tutto. Però quando io gli ho chiesto entro quanto potrebbe li avrebbe avuti in negozio, mi ha detto massimo 2 settimane, perché la disponibilità c'era e nessuno di questi fumetti era segnato in rosso su quel programma che hanno loro per fare gli ordini. Io questa persona gli ho dato dei soldi, questa persona non mi ha fatto lo scontrino non me l'ha fatto, ok? Questi che vedete in mano sono degli screen che ho fatto della delle conversazioni che ho fatto io quando ero già a Londra, per dirvi che non mi sto inventando niente, perché si vede chiaramente che sono di Facebook. Ok, ora potrebbe sembrarvi che io sia ossessivo perché vi leggerò i messaggi un dietro l'altro, ma dovete calcolare che tra un messaggio e l'altro passano circa 10 giorni, quindi io non sono una persona ossessiva che sta sempre lì col fiato sul collo a rompere coglioni. Ti mando un messaggio e poi aspetto, infatti passano circa 10 giorni, al massimo ne sono passati 6, il tempo più breve, però comunque dai 6 ai 10 giorni. Il primo messaggio che gli mando è, ora qui la data non c'è scritta ma siamo comunque ai primi di gennaio, ehi là, nome della persona, sono arrivati i missing mail? Nessuna risposta. 12 gennaio, 2 giorni dopo. Nome di persona, ti sono arrivati i fumetti? Ci tengo a sottolineare il fatto che, non so se le vedete, le spunte sono blu, quindi vuol dire che i messaggi sono stati visualizzati. Infatti questo qua in fondo che adesso vediamo c'ha la spunta bianca perché ancora non l'aveva visualizzato, però tutte le altre sono blu, giusto per fare questo chiarimento. Dunque, 14 gennaio, poi sono arrivati perché dovevo partire e quindi niente da fare. 24 febbraio, un mese dopo, ancora nessuna risposta, è quello che ho scritto. 24.02, ancora nessuna risposta. Questi sono i messaggi che gli ho scritto io sul profilo privato. L'altro messaggio che gli ho scritto io tramite posta privata: ciao, nome di persona, questo è l'ennesimo messaggio che ti scrivo, dato che tutti i precedenti sono stati senza risposta, compresi i post pubblici sulla pagina della fumetteria. Vorrei sapere cosa sta succedendo e perché i miei fumetti non sono ancora arrivati dopo 2 mesi. Grazie. Nessuna risposta. 24 febbraio, ancora nessuna risposta da parte tua, nonostante tu visualizzi i messaggi. Inizio a perdere la pazienza, sono passati 2 mesi. 2 mesi che gli ho scritto dei messaggi. 5 marzo. I messaggi sono cominciati ad arrivare a dicembre dell'anno prima. Poi a inizio gennaio che dovevo partire, poi ho preso ed ero a Londra. Infatti adesso ero a Londra, effettivamente, ero là. 5 marzo e ancora nessuna risposta. Mi raccomando, poi dimmi che non ti ho mai scritto. Voglio aprire una parentesi su questa mia ultima frase. È capitato diverse volte che io, scrivendoli quando, tempo prima che stavo facendo la collana di Full Metal Panic, mi mancava un episodio, che gli scrivessi: ma è arrivato questo Full Metal Panic? Perché io posso capire che una persona che gestisce una fumetteria ha tanti contatti e quindi ogni tanto uno glielo deve ricordare, no? E lei non mi rispondeva in nessuna maniera, fino a che io non ci andavo io di persona e gli dicevo: ma io guarda, t'ho scritto, poi siccome non mi rispondevi sono venuto di persona a vedere se il mio fumetto è arrivato, magari tante volte te lo sei scordato, ti è arrivato, perché poi è successo che il mio fumetto è arrivato in fumetteria, lei si era dimenticata di avvisarmi e quindi l'ho preso quando ci sono andato io fisicamente, così a UFO, senza essere avvisato, e lei mi diceva che io non gli avevo mai scritto. No, come t'ho scritto? T'ho scritto sul profilo privato, t'ho scritto sulla posta della fumetteria, t'ho scritto in bacheca della fumetteria. E lei fa: ah, fammi vedere, controllo. Silenzio di tomba. Non mi è arrivata la notifica. Faceva sempre così. Quindi, ripeto, 5 marzo e ancora nessuna risposta. Mi raccomando, poi dimmi che non ti ho mai scritto. E ripeto, le spunte sono tutte blu. Bene, ora che cosa succede? Succede che il giorno dopo aver scritto quel messaggio mi arriva un... tra le notifiche mi arriva l'invito di questa persona a partecipare a un evento per il carnevale. E dico: ma scusa, sono 3 mesi che ti sto scrivendo per mandare l'invito a un evento del carnevale per un Made Café, di cui lei tra l'altro faceva parte dell'organizzazione,
vuol dire che tu su Facebook ci devi entrare per forza. Questi non sono inviti automatici, questi sono inviti che tu fai ai tuoi contatti di Facebook. Quindi per mandare i tuoi inviti su Facebook ci devi entrare. Ok? E di fatto poi mi sono andato a rivedere e tutte le spunte, anche quelle che erano rimaste bianche, si sono trasformate in spunte blu. Quindi vuol dire che le ha lette. A questo punto io ho perso un po' la pazienza. Sono andato sul profilo pubblico di lei e gli ho scritto: al posto di invitarmi tramite Facebook gli inviti per il carnevale, non sarebbe male iniziassi a rispondere ai messaggi inviati sulla pagina del... e in posta privata. Grazie. Anche se sono arrabbiato, non mi sembra di aver insultato, ok? E adesso, tra l'altro, attivo 19 ore fa, come potete vedere qua su. Quindi vuol dire che 19 ore prima lei era entrata su Facebook e ripeto che le spunte erano tutte blu. Dopo avergli scritto sulla pagina e avergli scritto in posta privata che io stavo perdendo la pazienza, perché se ti scrivo e tu mi ignori nonostante visualizzi i messaggi, ecco la sua risposta. Vi ricordo, prima di proseguire, vi ricordo che gli accordi erano: quando ti arriva il fumetto fammelo sapere, se ti arriva prima che io parta vengo in negozio, li prendo e ciao. Se invece ti dovessero arrivare dopo che io ho preso l'aereo e sono già a Londra, i fumetti me li mandi a casa, io ti pago la spedizione e dopo ci pensa mia madre a mandarmi a Londra. Questa ripetizione è necessaria per far capire cosa è successo dopo. Devo aprire poi necessariamente un'altra parentesi. Quando ero a Londra mi era completamente impossibile telefonare a casa. Oltre al fatto che le interurbane costano parecchio, c'è proprio un sistema di telefonia completamente diverso. Per chiamare un numero italiano, anche se è un cellulare, devi mettere più prefisso di Londra e prefisso italiano più il numero della persona che vuoi contattare. Considerando che per chiamare un numero c'è un limite di caratteri e mettendo il prefisso inglese e il prefisso italiano più il numero della persona che devi chiamare, questo limite di caratteri veniva raggiunto e quindi ti diceva l'operatore numero sconosciuto, numero inesistente, anche se volevi chiamare a casa. Quindi mi era completamente impossibile telefonare a casa per questo motivo. Per questo io con mia madre mi ci sentivo tramite Skype o quei messaggi vocali di Facebook, giusto per fare questo chiarimento. Quindi io il numero di telefono di questa ragazza non ce l'avevo neanche per chiamarla su Skype, su WhatsApp, e quindi l'unica persona che poteva fare da tramite era mia madre. Guarda, ti do il numero del negozio, io non la posso chiamare da qua, insomma ti lascio il numero, lei si chiama così e così, e vi ci mettete d'accordo, no? Perché io essendo qua non posso più gestirla la cosa. Di qui tutto ok, sembra insomma una cosa logica, no? Questa persona dopo 3 mesi non si fa sentire, no, continua a non rispondere. Io alla fine ho detto: guarda che sono 3 mesi che ti mando i messaggi, comincio a perdere un po' la pazienza. Ecco la sua risposta: se ragioni come tua madre è ovvio che non ti rispondo, scemo. Li sto riordinando tutti perché a quanto pare la spedizione è andata a finire a farsi fottere. Ed è parecchio strano, talmente strano, cioè sinceramente pensavo mi stesse prendendo voi per il culo e non le poste. Ho riordinato tutto a mie spese, manca qualche numero. Quindi vedi di non lamentarti ulteriormente che a me la cosa puzza, ma lo stesso per fiducia vostra mi sbatto come una matta. La mia fiducia la ripongo solo sul fatto che se non fosse stata vera la misteriosa sparizione di Manga, tua madre non avrebbe reagito come una schizzata appena uscita dalla neuro. Ah, non farti vedere mai più in negozio. Sono cascato dalle nuvole, cioè io sono rimasto tra lei che non mi risponde, e fumetti che non ci sono, e lei che prima di tutto risponde in questa maniera con insulti. Però io prima di rispondergli male, dato che ha tirato in ballo mia madre, deve essere successo qualcosa di grave se ha risposto in questa maniera. Allora, io vorrei per l'appunto chiamare mia madre qua a testimonianza di quello che è successo. Ti ricordi, no, che quando io ero andato a Londra, siccome non potevo gestirla io la cosa da laggiù, ti avevo dato il numero a te del negozio, così te la contattavi, gli davi il numero l'indirizzo di casa e ti faceva mandare i fumetti, no? Che dopo diverse settimane non era ancora arrivato niente, e allora te avevi telefonato una prima volta per quale motivo? Cioè, com'era andata la prima volta?
Sì, allora, quando mi hai dato l'indirizzo della fumetteria, io ho contattato la fumetteria, gli ho scritto e poi gli ho mandato il numero di telefono. L'ho chiamati e ho parlato con la ragazza. Oddio, come si chiama? Vabbè, quello non è importante. Ah, vabbè, ok. E lei mi ha detto, dice sì, dice io l'ho spediti, dovrebbero arrivare in settimana. Io gli ho detto, vabbè, aspetto fino a venerdì e poi casomai la richiamo. In caso ci fosse Arrivederci, qualche problema, richiamo. arrivederci. Ok. Esatto. Venerdì è passato sabato, domenica, lunedì gli ho telefonato. È passata una settimana, quindi. Perché lei mi ha detto, dice che se non sarebbero arrivati l'avrei telefonato che... Lei mi ha detto, dice che c'era stato un disguido alla posta, che era la posta che non li spediva, che c'era qualcosa nella posta che non andava, che andava nel pomeriggio, di lunedì pomeriggio, andava alla posta a vedere che fine avevano fatto questi fumetti. Ci siamo rimasti d'accordo che ci saremmo tenuti alla fine della settimana. Ovviamente qui non è arrivato niente, a casa non è arrivato niente, lei non si è fatta sentire che io mi sono leggermente incavolata, perché così dopo la terza volta che uno telefona vuol dire essere preso in giro. Allora la richiamo e gli dico, ma ascolti, lei l'ha spediti o non l'ha spediti? E lei mi ha detto che mancavano alcuni Alcuni numeri. numeri e quindi li avrebbe rispediti da capo. Gli ho detto, ascolti, Vabbè, ti ha detto anche così che non doveva parlare con te, giusto? ascolti, No, gli ho dilla detto, questa cosa. sì, ascolti, gli ho detto, però così vuol dire essere presi in giro, perché io l'ho già chiamata 3 volte, lei lo sapeva che mancavano dei numeri. Le ha detto in questo momento, dice, io con lei non ci devo neanche parlare. È suo figlio che ha pagato e mi devo parlare con suo figlio. Che io Vabbè. ero in un altro paese, non potevo telefonare, come diavolo avrei fatto? Io infatti quando poi ho telefonato a te, ti ho detto, guarda, vuole parlare con te. Giusto? E io infatti qui lì ti dissi, ma io non posso telefonare perché c'è un casino coi prefissi e numero. Oh, perfetto. Io poi dopo l'ho richiamato e gli ho detto, guardi che mio figlio è in Inghilterra. Però non occorre che venga mio figlio dall'Italia perché lei spedisca sti fumetti. L'ha pagati? Sì, allora glieli spedisca per favore, no? Che lavori sono? E poi ho mandato un sacco di Sì, e poi email. vabbè, è concluso così che se la cosa tirava avresti chiamato carabinieri, se Sì, tirava per le gli ho lunghe. detto, guarda che gli mando carabinieri perché insomma è una truffa questa. Io te l'ho pagati, non me li dai. Mi dici che te le mandate con via posta e la posta che fa del casino invece te non l'hai spediti? Perché sei te che non l'hai spediti? Cioè, quindi non mi ha fatto lo scontrino, però il fatto che comunque sia erano stati pagati e l'aveva spedito, insomma, lo ha riconfermato più volte. Quindi questi fumetti effettivamente sono stati sia pagati che, si pensa, ordinati, ma comunque sia No, anche non l'ha ordinati. perché siccome lei praticamente ci ha accusato che siamo stati noi aver fatto sparire i fumetti, eccetera, Impossibile. io dico che se tu spedisci un pacco c'è la tracciatura, qualsiasi cosa succeda vai a vedere il numero di tracciatura dove sono finiti e nel caso di una sparizione misteriosa tu ti puoi rifare con l'ufficio postale e puoi Certo. richiedere un risarcimento pari al doppio del valore dell'oggetto che hai spedito. Certo. Il discorso è un altro. Questa è una truffa bella e buona, perché se t'avesse spedito i fumetti, se i fumetti fossero stati spediti, avrei dovuto firmare la ricevuta dal postino. Al postino non mi ha portato nulla, che ricevuta devo firmare. E lei in mano delle ricevute non ce l'ha. Cioè lei non l'ha proprio spediti. Questa è una truffa che l'ha fatta e l'ha organizzata per pigliarti i soldi. Basta. Basta. Ok, vai, ti ringrazio per la tua testimonianza. Niente, la verità, giuro, è la verità. Devi mettere la mano sulla Bibbia. Non ce l'ho la Bibbia, la metto sul cuore, vale? Ecco. Avete appena sentito più o meno, cioè avete sentito cosa è successo con queste misteriose, queste telefonate. E quindi io ho detto, che mia madre me l'ha spiegato quando ero là,
tramite, dicevo, Skype, me l'ha spiegata, e quindi a questo punto io ho riscritto un nuovo messaggio a lei e gli ho detto, cercando, io volevo comunque risolverla bene la cosa, ho detto, intanto, giuro, sto ancora leggendo, non mi sto inventando niente, eh. Allora, intanto vedi di calmarti, modera i toni e vedi di non rispondere ai messaggi quando uno te li invia da oltre 2 mesi. Sarebbe bastato un messaggio da parte tua spiegandomi cosa stava accadendo e basta. Al posto di tenermi in silenzio e ignorare i miei messaggi sia sulla pagina che in posta privata. Inoltre, non posso sapere ogni singola cosa che vi siete detti tu e mia madre, dato che ero in un altro paese. E lei, se è arrivata al punto di fare la schizzata appena uscita dalla neuro, allora forse qualcosa di marcio sotto sotto c'era. Non preoccuparti, non mi rivedrai mai più in negozio, mi interessa solo ricevere ciò che ho pagato. Buona serata. Questo è stato il mio messaggio. Non è mia finita, eh. Ecco cosa è successo, cioè la risposta di questa persona. Ascoltate, poi mi fate per favore la cortesia di, nei commenti, di scrivermi il secondo esatto in cui io ho fatto le cose di cui lei mi accusa. Quello che ha cominciato a usare toni spiacevoli, mio caro, sei tu, e non hai scusanti per nulla al mondo. C'erano altri modi di contattare, ma si vede che vivi nel paleolitico. Apro una parentesi, altri modi per contattare, il telefono ve l'ho già spiegato che casino era. Facebook non rispondeva né la bacheca né la posta privata, non rispondeva né sulla bacheca del profilo privato né messaggio del profilo privato. Questa tizia si è fatta un profilo privato in cui era impossibile mandare messaggi. Se io non ho il tuo numero di cellulare su WhatsApp, e come diavolo devo fare a contattarti? Se l'unico modo per contattarti è telefonicamente, io non posso perché sono in un altro paese, quindi lo fa chi è in Italia. Seconda cosa, non ho mai visualizzato i tuoi messaggi. Non ha mai visualizzato i tuoi messaggi. Spunte blu, spunte blu, spunte blu, spunte blu, spunte blu. Della serie mentire di fronte alle spunte blu. Non ho mai visualizzato i messaggi tuoi. Mia mancanza? Può darsi, ma non provare a usarla come scusa per poter permetterti di offendere. Cosa? Dove? Quando? Chi? Questo vale per te e tua madre. A questo punto io ho ricontato a mia madre e ho detto, ma mamma, per caso che è successo? Lei mi ha spiegato tutto quello che era successo. Questo vale per te e tua madre, ok. Quindi non pretendere dell'educazione se tu per primo la butti nel cesso. Sì, tua madre è partita di cervello, è ben consapevole, posso capire da quale gene di famiglia tu abbia preso. Mi hai deluso profondamente e sì, qui al Crusador non entri più. Se anche mia madre fosse arrivata al punto di darti della stronza, a parte tutto, che non l'ha fatto perché non è il suo tipo di... il suo modo di fare, vuol dire che comunque tu ce l'hai portata a farti dire una cosa del genere. Ora, l'epilogo di tutta questa faccenda è che qui al Crusa non entri più. Io infatti, se ci fossi andato, sarebbe stato, cioè, proprio della serie, se rimetti i piedi qua si chiama Carabinieri. E ho detto, va bene, ho pensato, va bene, chiamiamo i Carabinieri, vediamo chi c'ha ragione. Io gli porto tutte queste belle cose qua, perché tra l'altro, non avendomi fatto lo scontrino, lei volendo poteva anche aver cancellato la mia ordinazione e quindi avrei sparato a zero, no? Ok, però portando carta canta, dice il detto, le prove che lei ha detto più volte che le ha riordinati, mancavano numeri, se le ha riordinati ci deve essere per forza la tracciatura da qualche parte o comunque un ordine in corso. Se non c'è, ma tu dici che l'hai fatto, insomma, le prove che stai dicendo delle cazzate ci sono. E in più le relative offese su cui avrei potuto anche farci una bella denuncia. Ora, il punto però qual è? Io ci volevo andare, ma poi ho saputo che questa fumetteria, che adesso posso dirne il nome, che è la Crusador di Viareggio, ha chiuso quest'estate praticamente, poco tempo dopo dal mio ritorno in Italia, e perché lei non riusciva più a gestire la parte della fumetteria, e quindi il Crusador non sarà più fumetteria, ma diventerà un bar gestito da altre persone, e lei si metterà a fare altre attività perché vuole diventare un'illustratrice. E quindi niente, questa vicenda si è conclusa così. Tornando a Chrome Shell Region Mail, questi fumetti
per più di un anno non li ho, non li ho avuti in mano. In 3 giorni ordinati su eBay, eccoli qua, e me li sono fatti fuori tutti. Questo, ragazzi, era l'assurda vicenda che stava dietro a questi fumetti. Per questo video, questo vlog è tutto, scusatemi per la lunghezza, ma era proprio una cosa che di cui volevo parlare, mettervi al corrente. Come dice il detto, carta canta. Per oggi è tutto, ditemi voi che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, e noi ci becchiamo al prossimo video.